un giorno benvenuti a questa rassegna di 27 giugno. Cercherò di essere un po' breve, anche perché oggi sui giornali non è che ci sia molta roba. C'è una cosa sulla scuola, una cosa sulla diciamo i rapporti con la nostra Merkel, la nostra amica Merkel, quella che ci ha prestato i soldi, quella che con Macron ha deciso di fare il recovery fund, quella che parla con Conte, quella che è diventata la nostra amica e finalmente grazie a Conte siamo riusciti ad avere un buon rapporto in Europa che prima non ci avevamo perché c'era quello stronzone di Salvini. Oggi tutti quanti i giornali titano sul gelo, almeno il Corriere della Sera dalla sintesi, ma lo fanno un po' tutti, gelo, Merkel, Conte, sull'utilizzo del MES. Il MES, lo sapete, è quel fondo che dovremmo utilizzare, pari a 37 miliardi, che dovremmo utilizzare per poter investire nella sanità dopo il gran casino del coronavirus, e alcuni sostengono, i leghisti più duri e più puri, che questo MES ci crea un grande pasticcio perché ci sono delle condizionalità, e c'è invece chi dice: ma che cosa state a fare, Berlusconi? Prendetelo, sono 37 miliardi a tassi di interesse praticamente a zero. Berlusconi, Tajani, il governo, insomma una grande parte di questa maggioranza lo vuol prendere, ed è paradosso dei paradossi, Lega e Movimento 5 Stelle invece sono molto contrari al MES, e in mezzo ci sta Conte. Ma qual è il motivo per il quale oggi la notizia sul MES va su tutti i giornali, compreso il Corriere della Sera, e cioè su questo gelo presunto di Conte, che ovviamente sarà uno spin che arriva da Palazzo Chigi, cioè una idea che arriva da Palazzo Chigi e finisce sui giornali? Perché la Merkel in un'intervista ha detto: beh, insomma, noi questi strumenti li mettiamo in opera perché vengano utilizzati, come dire, l'Italia lo utilizzi. Certo è che l'idea che la Merkel chieda di utilizzare un fondo che darebbe 37 miliardi d'Italia a tassi ridicoli sotto il mercato, l'insistenza della Merkel, fa pensare secondo me ai complottisti, quelli che dicevano fino a ieri che questo fondo serviva per incatenarci alla Germania. Beh, insomma, dà qualche elemento in più, se non altro per sottrazione. Ma perché la Merkel ci tiene tanto a darci tutti questi soldi? Voglio capire che cosa ci sia dietro a questa roba. Può pensare il Borghi, nuovo responsabile economico di Lega, e forse devo dire che la verità, una certa logica in questo suo ragionamento c'è. Io non ho mai visto nessuno che cerca di prestarmi soldi a tassi di interesse agevolati, a meno che non ci sia qualcosa dietro. Qualcosa dietro rispetto alla formazione di questo governo? Toc toc! Glielo spiegherei al presidente Berlusconi, a cui sono particolarmente affezionato e che oggi Verderami, con un retroscena del Corriere della Sera, dice che si sentirebbe spessissimo con Conte, perché io penso che i due si trovino anche bene, perché Conte è molto garbato, non dice assolutamente nulla, Berlusconi invece lo è altrettanto, anche se dice qualche cosa, e ci sarebbe un intent cordiale tra i due, tra Berlusconi che vuole ritornare al governo, è sempre stato come la Fiat, filo governativo, e Conte che ha un problema della sua maggioranza che si sta sfaldando, e quindi avere un bel po' di parlamentari di Berlusconi con lui non gli darebbe fastidio. Però bisognerebbe spiegare agli amici di Forza Italia che il governo lo farebbero con gente come la Azzolina. Oggi Padellaro se la prende perché dice che Porro e Giordano prendono a freccette e giocano a freccette con l'Azzolina, con il suo sarcasmo, diciamo che capisce lui il volto buono del Fatto Quotidiano. Padellaro dice che noi ce la prendiamo con Azzolina, quando ieri obiettivamente, voglio dire, l'unico che difendeva l'Azzolina continua a essere l'agenzia Stefani del suo giornale, cioè il giornale che prende i soldi in prestito nonostante perda 1,5 milioni di euro con la garanzia dello Stato. Ma questo è un'altra questioncina, come quel sindaco cretino che vi ricorderete, ancora qualche deficiente tra di voi ancora rinomina, con l'idea ti ha asfaltato, il sindaco che non prende lo stipendio perché sennò lo dovrebbe rinunciare, come non ha rinunciato a quello di ospedaliero pubblico, quello che mise come capo di gabinetto il proprio cugino di sangue, quello che ha fatto tutte quelle minchiate sui decreti, diciamo, Covid a Forte dei Marmi, per intendersi. Però io, figuratevi voi, non c'ho la memoria dell'elefante, quello che c'è la proboscitona, però la proboscitona non è sufficiente per capire le cazzate che sta facendo l'Azzolina. Ritorno a scuola il 14 settembre, come se fosse una conquista. Non è una conquista ritornare a scuola il 14 settembre, è il minimo indispensabile, perché a differenza di quello che dice lo strillone di Palazzo Chigi, cioè Travaglio, tutti gli altri paesi sono già tornati a scuola, tranne l'Italia, e l'idea che si ritorni il 14 settembre, quando la malattia non c'è più, in questo momento non esiste più, beh, insomma, mi sembra
il minimo sindacale, appunto, proprio di sindacale. Però c'è un piccolo lazzolina, investimento di un miliardo, no scusatemi, Conte riesce a dire investimento di un miliardo in una scuola più moderna ed inclusiva, ma noi ancora sentiamo queste stronzate. Cosa cazzo vuol dire una scuola più inclusiva? Cioè, in 2 mesi la rendiamo più inclusiva? La rendiamo più moderna? Ma noi ci crediamo pure a queste robe qua? Straordinario. Conte, una scuola più inclusiva e più moderna, solo perché con la bacchetta magica lui e Azzolina l'hanno resa tale con 1.050.000 assunzioni. Complimenti, siete dei fenomeni, ma fidiamoci, siamo noi che ci crediamo a questa cosa. E la scuola più moderna e più inclusiva prevede una distanza bocca a bocca di 1 metro. Ora, rispetto al mio iPad, sono a 40 centimetri, dovrei stare a 1 metro di distanza dall'altro studente. E secondo voi noi ce la faremo a fare una scuola moderna più inclusiva? No, succederà che le scuole paritarie, diciamo di alta fascia, alcune scuole pubbliche di alta fascia, riusciranno a fare bene la scuola, e tutto il resto aumenterà le disuguaglianze tra quelli che possono e quelli che non possono. Nel frattempo Cottarelli, ce lo racconta Repubblica, fa 91 proposte molto semplici per ridurre la burocrazia, speriamo che ci riesca. E la questione di Vittorio Sgarbi, del nemico Vittorio Sgarbi, portato via di peso dalla Camera, scena bruttissima, dicono, per Sgarbi, ma anche per la Camera non è una scena stupenda. E non è una scena stupenda, mi viene da dire, anche perché io mi ricordo una Forza Italia che, come posso dire, certo non attaccava i magistrati definendoli mafiosi come l'ha definiti Sgarbi, citando Cossiga, perché questo è avvenuto ieri, però era una Forza Italia che aveva una posizione nei confronti della riforma della magistratura bella, a schiena dritta. Allora, quello là avrà sbagliato, si fa per dire, perché se non attacchi in questo momento il Consiglio Superiore della Magistratura nella sua imbarazzante costituzione, perché qua sembra che sia solo un tema di Palamara, mentre ce ne sono altri due che non si dimettono solo perché di sinistra e che hanno fatto altrettanto. Quindi se noi lasciamo al solo Sgarbi, e la difesa dei magistrati viene fatta da una deputata sicuramente bravissima, ex magistrato di Forza Italia, io devo dirvi la verità, non mi riconosco più. Io non riconosco più, perché da una parte c'hai i magistrati che hanno cambiato, toc toc, Forza Italia, hanno cambiato la maggioranza del CSM passando dai moderati alla sinistra con un colpo di mano, con dei giornali che hanno pubblicato solo le intercettazioni che gli piaceva, per far dimettere 5 magistrati moderati. Bartolozzi, Giusi, lei che è un magistrato, lo sa questo o non lo sa? Glielo dico con massimo affetto. Lo sa cosa è successo nel CSM? Lo sa come sono state fatte le nomine? Se lo faccia spiegare, sa da chi? Da Presidente del Senato, magari, che era nel CSM in quel momento. Se lo faccia spiegare esattamente che cosa è successo. Quello avrà pure esagerato, ma io quando mi sento la difesa della magistratura fatta così, in maniera, beh, che cosa avete ottenuto? La stretta di mano da qualche magistrato amico vostro? Complimenti, ci sono 9.000 magistrati che saranno d'accordo con Giusi Bartolozzi, esponente di Forza Italia, che ci spiega che non tutti i magistrati sono mafiosi, cosa che ovviamente, sono sicuro, anche Sgarbi comprendeva perfettamente. Comunque, su questa vicenda trovate la Carfagna, che ci spiega per quale motivo è stato fatto, perché ha espulso Sgarbi, che avrebbe detto delle parole che lo stesso Sgarbi dice di non aver detto, ma comunque. E dall'altra parte Farina sul Libero, di cui io condivido molto di più, diciamo, la tesi, un'arena di bigliacchi. Poi non si possono dire queste cose, per carità, perché in Parlamento bisogna essere tutti belli educati, bisogna essere tutti come Conte, bisogna dire che tutti i magistrati funzionano bene, che sono eroi tutti i medici, che sono eroi tutti quelli che lavorano all'INPS, che hanno fatto tutti uno sforzo straordinario. Palle! Bisognerà avere il coraggio di dire che la magistratura c'ha il suo vertice che fa orrore. Bisognerà avere il coraggio di dire che ci saranno dei dipendenti pubblici che lavorano bene, ma che il lockdown, soprattutto a loro, ha fatto sì che si lavorasse di meno. Bisognerà dire, che lo scrive oggi su Etecne Zanetti, sono scomparse 1 milione di partite IVA negli ultimi 5 anni. Però se vogliamo fare tutti quanti, no? Allora è un buon senso quello di votare Forza Italia. Uno dice, che voto? Voto Renzi, voto Conte, voto Lazzolino, voto Forza Italia, voto una specie di blob gigantesco per cui state lì in quella Camera, avete deciso tutti insieme che per esempio i vitalizi non si devono tagliare, e voi dite, cosa c'entra una cosa, c'entra l'altra? C'entrano, sono esattamente la stessa cosa, hanno perso completamente il senso della realtà. Ma non perché io sia contrario ai vitalizi, già li hanno aboliti nel 2012, un anno prima, dice bene Mario Aiello oggi sul Messaggero, dell'arrivo dei grillini in Parlamento. Non c'era bisogno dei grillini, si tagliavano le palle da soli i parlamentari. Il punto sostanziale è che con queste mosse assurde si ridà fiato all'anticasta. Grande tesi, secondo me, di oggi di
Aiello. Vespa ci racconta che c'è una, la vera cosa che conta, ormai si è capito dall'intervista di Salvini dell'altro giorno, è l'accordo per il Quirinale, che potrebbe essere non come pensa Salvini, che devo dire che non è che ne azzeccate molto dal punto di vista della visione politica, che dice lo faremo noi l'accordo col Quirinale con tutti tranne che il Movimento 5 Stelle, e oggi invece Vespa spiega l'accordo che stanno cercando è tra il Movimento 5 Stelle e il PD, che mi sembra la maggioranza di governo oggi, per fare il nuovo Presidente della Repubblica, che è fra un anno e mezzo peraltro, con un piddino al Quirinale e uno stellato al Palazzo Chigi. E questa è la situazione in cui ci troveremo, e ce ne andiamo già che ci siamo tutti da Maduro, che sono un po' gli amichetti loro con cui ci si trova bene. Sia chiaro, sia chiaro. Peggio di quella roba lì c'è poco. Due cose, diciamo, tre cose ancora di contesto. Beh, Feltri, che oggi bucato ieri sostanzialmente, si è fatto dal buco da Sallusti, spiega perché se ne va via dall'ordine dei giornalisti e finalmente se ne sbatte le palle. In realtà siamo tutti quanti incastrati nell'ordine dei giornalisti per motivi biegamente egoistici e, come possiamo dire, monetari, perché chi fa parte dell'ordine dei giornalisti poi ha versato la sua pensioncina, la sua ottima assistenza sanitaria, che costa, che ce la paghiamo, e allora se tutti quanti sono vincolati. Ma Feltri dice, dopo 51 anni, dopo che mi hanno dato anche la medaglia al valore, perché dopo 50 anni la danno tutta, io non l'ho mai ritirata, mando sonoramente a quel paese l'ordine dei giornalisti, beato lui che può. Nel frattempo scandalo Wirecard, Masciandaro ci racconta di quanto hanno sbagliato i regolatori, ma anche questo grande mondo della finanza digitale, il diavolo, quello che Avvenire definisce il diavolo. In realtà i diavoli ci sono, e quei diavoli devono essere bacchettati, anche se sono tedeschi. Buco da 2 miliardi in Germania, dove uno dovrebbe dire il regolatore, ma dov'era? I controllori dove erano? Scandalo Wirecard, se chi vuole approfondirlo, devo dire Masciandaro fa un pezzo piuttosto interessante insieme alla Bufacchi oggi sul Sole 24 Ore. Poi chiudiamo su Wall Street Journal, scusatemi, su Wall Street, non in Wall Street Journal, perché ci siamo dimenticati che cosa è successo nell'ultimo trimestre. Se facessi una domanda a tutti quanti voi, com'è andato Wall Street nell'ultimo trimestre? È stato il miglior trimestre di borsa dal 1975, da non crederci. Wall Street, il miglior trimestre di borsa del 1975, perché ha fatto segnare l'indice principale dello Standard & Poor's più 17% e il Nasdaq ha fatto segnare più 28%. Però in Italia l'idea che questa cosa sia avvenuta è, diciamo, soltanto parziale. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre con la zuppa sempre più forte, e sul sito nicolaporro.it c'è uno sgarbi fantastico sugli alberi che Conte ha annunciato. Dovremo riempire l'Italia, come se l'Italia non fosse già piena di alberi. Ricordatevi, l'Italia, se bastate andare, che andate sul sito dei boschi italiani, sono aumentati gli alberi in questo paese negli ultimi 50 anni, negli ultimi 60 anni, e drammaticamente. Sapete perché? Perché ci sono meno agricoltori, più boschi, meno agricoltori. Non so se questa cosa a voi fa piacere, ma comunque questo è quello che avviera. Mentre invece vogliamo fare la rivoluzione green, mentre torneremo tutti a scuola, pianteremo 1 milione di alberi in Italia. Tutte gigantesche minchiate. Ciao.